È l'argentino Jorge Mario Bergoglio, arcivescovo di Buenos Aires, 76 anni, il nuovo papa della Chiesa Cattolica. È il primo papa sudamericano della storia e il primo gesuita. È anche il primo papa a chiamarsi Francesco, un nome che richiama la povertà e semplicità. Bergoglio arrivò secondo dietro Ratzinger allo scorso conclave. Molto vicino al cardinale Martini, ha scelto di vivere in umiltà in un piccolo appartamento invece che nel palazzo arcivescovile di Buenos Aires. Ama il calcio e il tango, non prende mai la macchina e viaggia solo in metropolitana. Anche la sera dell'elezione ha rifiutato l'auto solenne. Si è guadagnato l'affetto e la stima del suo popolo durante la gravissima crisi economica. Nel 2000 ha chiesto alla Chiesa argentina un atto di pubblica penitenza per le colpe commesse durante gli anni della dittatura. Si è presentato come il vescovo di Roma senza mai usare il titolo di Papa o Sommo Pontefice e ha chiesto ai fedeli di benedirlo perché lui potesse dopo benedirli, inchinandosi al suo popolo. E Piazza San Pietro festante si è ammutolita in silenzio.